momento semplice ma molto importante. È anzitutto l'onore che noi dobbiamo a un testimone della vita civile, anche della vita cristiana. Era un uomo che tutti i giorni parla del Signore e ha fatto il suo dovere pagando con il sangue la sua rettezza morale. A quest'uomo dobbiamo rendere tutto l'onore che merita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio, fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore, lo Spirito di verità sia con tutti voi. E con il vostro Spirito. Ecco, ascoltiamo ora la parola del Vangelo e questo monte, questo invito di Gesù. Ascoltate la parola del Signore, del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lanterna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria il vostro Padre che è nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, dice Gesù che il sale non deve perdere il sapore. Quando una persona nella terra dove sono cresciuto, no? Quando una persona è un po' superficiale, quei tipi c'è chapot, cioè non sa di niente. Ecco, una persona che pensa solo a cretinate, per dire, si dice è insipido. Signore, ci aiuti ad essere persone significative, persone che sanno incidere un'orma nel tempo che vivono, nel loro piccolo o grande ambiente, non importa chissà che ruoli uno deve ricoprire, ma lì dov'è, essere significativi. Il sale non deve perdere il sapore, se no c'è neppure buono a chi. A buttare forze nelle strade per sciogliere la neve, forse non fa quello. E allora ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti, aiuti tutti noi, ognuno glielo chiede. Signore, aiutami a non sciupare la vita, a non trascorrerla in modo superficiale, banale, ma fa che sia significativa e fa che la mia esistenza sia utile a qualcun altro. Perché cito anche, chiudo con le parole di un altro grande che lavorò molto tra i giovani e con i giovani. Raoul Follerot diceva ai giovani: la più grande disgrazia che possa capitarvi è quella di non essere mai utile a nessuno. Ecco, che la nostra esistenza sia significativa, coerente e che sia utile a qualcuno. Principio di ogni sapienza è il timore di Dio. Invochiamo il Signore perché ci conceda di discernere e assimilare tutto ciò che è vero e giusto. Ripetiamo insieme ad ogni invocazione: donaci, o Padre, lo spirito di sapienza. Donaci, o Padre, lo spirito di sapienza. Signore Dio nostro, che nel tuo immenso amore ci hai dato il privilegio di chiamarci ed essere realmente i tuoi figli,
fa che nello studio delle discipline scientifiche e umanistiche percepiamo il senso della nostra vocazione di realizzare l'evidenza. Donaci, Padre, lo spirito di sapienza. Tu, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato il modello dell'uomo nuovo, che cresce in sapienza, età e grazia, fa che attraverso le varie tappe del sapere proviamo nelle conquiste dello spirito. Donaci, Padre, lo spirito di sapienza. Tu, che per la formazione integrale di ogni uomo richiedi la cooperazione del prossimo, fa che gli educatori e gli insegnanti si impegnino a promuovere il bene comune. Donaci, Padre, lo spirito di sapienza. Tu, che sei autore e indice delle dignità dell'uomo, fa che i benefici di un'autentica civiltà educante si estendano a tutta la terra. Donaci, Padre, lo spirito di sapienza. Ed ora ecco la preghiera di benedizione. Dio onnipotente, fonte di ogni benedizione, illumina e proteggi docenti e alunni di questi istituti, che hanno come scopo la formazione della gioventù nel progresso delle discipline scientifiche e della cultura umanistica, perché guidati dalla parola di verità, seguano i tuoi precetti e con tutta l'anima aderiscano a Cristo Maestro e Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. La terminiamo con la benedizione. Sì. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E benvenuti. Molti di voi mi conoscono e vi chiederete cosa ci fa qui. Sono dirigente scolastica in pensione, ma ex alunna di questo istituto, e quindi la dirigente professoressa Maria Cirocco e le professoresse curatrici dell'iniziativa hanno pensato a me per avere un supporto per l'incontro di oggi. Di questo sono onorata e felicissima. Io ho cominciato, dicevo prima, il liceo subito dopo, cioè insieme alle prime matricole che abbiamo qua oggi. Loro uscivano e io entravo al ginnasio, quindi diciamo che ho vissuto direttamente o indirettamente un po' tutta la vita di questa realtà nei suoi tanti cambiamenti, anche perché dal 78 poi sono stata docente della scuola media, poi dirigente scolastica e quindi anche del MEDI dopo la razionalizzazione della rete, e quindi ho avuto modo di partecipare a tutte le disavventure per raccogliere i parametri numerici necessari al mantenimento di questa istituzione. Prima di iniziare l'evento vero e proprio, però, voglio rivolgere un pensiero doveroso a tutti coloro che in questi anni hanno partecipato alla vita del liceo: presidi, docenti, direttori amministrativi, personale ATA, genitori e soprattutto alunni, sia di San Marco che provenienti da paesi vicinori, che purtroppo non ci sono più. Alcuni dei quali ci hanno lasciato prematuramente, anche di recente, e mi piace pensare che oggi sono spiritualmente con noi. Guardate, guardando gli elenchi, veramente sono tanti. In loro memoria chiedo un minuto di silenzio.
grazie. Allora, riprendiamo. Perché questo convegno? Nella locandina e nell'invito è già ben sintetizzata la finalità. Celebrare 60 anni dall'istituzione del Liceo Classico di San Marco dei Cavoti, primo presidio di formazione superiore nell'area interna fortorina. La pandemia ha impedito di realizzare la celebrazione lo scorso anno, come sarebbe stato logico, 60-61 2020-2021. Purtroppo voi sapete che anche le scuole hanno subito la DAD, non c'è stata questa possibilità. Prima della fine dell'anno solare 2021 e in vista del nuovo anno, così come tante altre iniziative sono state spostate, anche questa può essere in qualche modo considerata tra quelle che hanno seguito il più uno. Anche perché in questa giornata il liceo è ritornato nella sua sede, che è stata ristrutturata dai fini energetici e della sicurezza. Chi ha partecipato alla prima parte ha avuto modo di capire l'importanza anche, poi ne parleremo durante il corso, dell'intitolazione che c'è stata a Rosario Livatino, una breve cerimonia che ha riscoperto una lapide, e ringrazio Sua Eccellenza l'Arcivescovo che adesso subito dopo di me interverrà nuovamente per le belle parole che ha avuto. Quando fu istituito il liceo sembrava un'idea folle. Un istituto di questo tipo nelle zone interne, nel lontano 60, era impensabile, ma un gruppo di genitori lungimiranti, sollecitati dal dottor Nicola Azzurlo, si rivolsero all'amministrazione comunale dell'epoca, che ne deliberò l'istituzione e inoltrò la richiesta ufficiale agli organi provinciali competenti, sostenuta da politici della zona e da una petizione di un gran numero di genitori, oltre che di San Marco, anche dei paesi del circondario, Molinara, Reino, Foiano, Baselice, San Giorgio la Molara e San Bartolomè in Galdo, che richiedevano una sezione staccata per agevolare gli alunni delle zone interne della provincia, che diversamente avrebbero dovuto in parte interrompere gli studi per motivi logistici. La richiesta fu accolta dall'allora provveditore Alberto D'Onofrio, che ne firmò il decreto istitutivo. Il liceo fu sezione staccata del classico di Benevento diretto dal preside Rocco Maria Olivieri. Bisogna dire che però San Marco già aveva una scuola media con latino che era propedeutica agli istituti superiori, mentre gli altri comuni erano dotati solo di avviamento al scolastico. A San Marco nel 1944 già esisteva la scuola media, grazie all'intervento del sacerdote Don Elviro Inglese, che avendo molte richieste di lezioni private per la preparazione all'ingresso alle scuole superiori, pensò di far istituire qui una scuola media. Dal 1 ottobre la scuola divenne realtà e in tutta la sua storia ha offerto alle generazioni del territorio opportunità impensabili prima, ha garantito il diritto allo studio e le pari opportunità per una reale emancipazione. Solo più di 10 anni dopo si ebbero altre scuole superiori nel territorio, compresa la sezione di liceo scientifico a San Bartolomè in Galdo. Tra i vari interventi parlerò per summa capita della storia del liceo, le sue sedi e le trasformazioni che si resero necessarie a seguito delle diverse normative e in particolare delle razionalizzazioni della rete scolastica. Ma prima di entrare nel vivo do la parola alla dirigente dell'Istituto Medi Livatino, professoressa Cirocco, che rivolgerà il suo saluto a voi, nonché ai relatori e agli ospiti presenti. Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti, prima di tutto Sua Eccellenza il Vescovo Felicia Crocca, il rappresentante del Comune di San Marco dei Cavoti, il dottore Mario Lamontagna, e la preside Colarusso, che voglio prima di tutto ringraziare perché ha accettato di
coordinare questo incontro. E lei già ne ha spiegato le motivazioni, è stata un'alunna del liceo, è stata una dirigente, è stata la dirigente anche delle medie di San Bartolomeo, a cui, come diceva già la preside Colarusso, nell'anno scolastico 2013-14 è stato accorpato, anzi è brutto dire accorpato, si sono uniti i due licei perché si è creato un polo unico del Fortore e quindi abbiamo pensato che era la persona più indicata per coordinare un po' i lavori. Saluto le forze dell'ordine, il maresciallo Polito, saluto tutti i dirigenti che sono qui oggi, che si sono succeduti nel corso degli anni. Abbiamo la preside Crisci, il preside Russo, il preside Mazzone, la preside Bonacuro, la preside Marchese, la preside Molaro, che è l'ultima, diciamo, prima di me. C'è anche la preside Iansito, non avevo visto prima, quindi saluto tutti i dirigenti che nel corso degli anni hanno permesso a questo istituto di raggiungere picchi di eccellenza. Grazie al loro lavoro l'istituto è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio fortorino. E molto spesso, se andiamo a vedere i sondaggi, questo non è un vanto, però il liceo Medi Livatino, il liceo Livatino, il liceo classico, si pone sempre prima dei licei più importanti della città capoluogo. E quindi questo credo che è dovuto prima di tutto al lavoro che hanno svolto tutti i docenti, i dirigenti nel corso degli anni. Come diceva giustamente la preside Colarusso, nell'anno 60-61 è iniziata questa avventura, io direi, perché io sono di questo territorio, sono di Molinara, mi conoscete tutti, e so che tipo di territorio è questo. È un territorio, il Fortore, così chiamato, noi siamo nel prefortore, è quello, diciamo, più penalizzato, tra virgolette, della provincia di Benevento. Quindi istituire una scuola superiore in questo territorio è stata veramente qualcosa di molto importante, ma non solo per il comune di San Marco dei Cavoti, per tutto il territorio fortorino, e ha contribuito alla crescita sociale, culturale, economica di tutto il territorio. Fatto sì che nascessero tante professionalità nel corso degli anni, e tutto questo chiaramente è stato possibile grazie a una comunità educante che ha accompagnato e che continua ad accompagnare nella crescita tanti studenti, tante generazioni, e che ha permesso loro di conseguire una formazione completa. Tanti sono i professionisti che sono importanti oggi, hanno anche dei lavori prestigiosi o anche si sono realizzati semplicemente, perché come diceva giustamente Sua Eccellenza, non è importante cosa si fa, è come lo si fa. E quindi quando ci siamo incontrati prima nella nuova sede, e dicevo, è importante questo istituto perché è stato un punto di riferimento forte nel corso di tutti questi anni, per tutti coloro che volevano maggiormente interessarsi allo studio e conseguire una formazione completa, organica. Abbiamo anche ex alunni che adesso insegnano nell'istituto e che quindi continuano ad accompagnare queste giovani generazioni. Ora abbiamo problemi diversi perché ci sono poche nascite, come un po' dappertutto, e quindi molto spesso rischiamo di fare solo una classe del liceo classico, una classe dell'ITE, una classe dello scientifico, cioè in tutto il territorio. Però io spero che questa scuola possa continuare ad esistere e ad essere il punto di riferimento, come lo è sempre stata. Volevo fare un saluto particolare anche ai primi alunni, quelli che nel 1960, il primo ottobre, perché allora la scuola iniziava ad ottobre, hanno iniziato questa avventura da soli, l'unica classe, poi man mano si sono aggiunte altre classi, e mi è piaciuto perché quando stavano dall'altra parte molti si sono salutati dopo tanto tempo. Questo momento è stato, questo incontro è stato un modo per rivedersi, per rivivere le esperienze passate, per ritornare anche indietro nel tempo.
Quindi veramente un grazie a loro che hanno iniziato questo percorso, un percorso che spero possa continuare nel futuro e la scuola continui ad essere un punto di eccellenza e un punto di riferimento per tutto il territorio. Un ringraziamento dovuto va ai ragazzi che tanto hanno lavorato in questi giorni, stanno arrivando anche i ragazzi dell'ITE, perché noi abbiamo, oltre al liceo classico, poi negli anni a San Marco è arrivato anche l'istituto tecnico economico con l'indirizzo turistico. E dicevo, voglio ringraziare i docenti del liceo Livatino, del liceo classico, Laura Caruso e Rosanna Tremonte, il professore Lucarelli che è referente, ma per il lavoro veramente enorme che hanno svolto Laura e Rosanna, che sono del territorio e quindi credono nella scuola. Loro sono ex alunne di questo liceo e mantengono il testimone di chi li ha preceduti, proprio per far sì che nuove generazioni possano conseguire una formazione completa, importante, organica, come l'hanno avuta loro negli anni passati. Grazie a tutti. Va bene, andiamo avanti. Salutando e passando la parola al dottor Mario Lamontagna, che è commissario straordinario, come avete sentito, al nostro comune, che conosce da poco, ma che penso abbia già un'idea abbastanza chiara e che possa comunque porgere il suo saluto. Il microfono. Allora, per l'utilizzo. Preciso, eh? Può parlare. Posso parlare? Allora, preciso che siamo... Sì. Vittorio, siamo collegati in diretta streaming, è possibile rivedere, o comunque in diretta stanno vedendo su YouTube la nostra manifestazione, quindi i microfoni devono essere di supporto anche all'operazione tecnica. E saluto tutti quelli che da lontano ci stanno ascoltando. Stamattina, per esempio, ho mandato un po' di link ai miei vecchi compagni di liceo con i quali sono costantemente in contatto. Saluto anche gli alunni, chi non è potuto essere presente per varie ragioni. Buongiorno a tutti, l'inaugurazione di un nuovo edificio scolastico, che in questo caso si unisce alla celebrazione dei 60 anni del liceo, costituiscono un momento particolarmente significativo per una comunità e soprattutto per una comunità locale piccola come quella di San Marco dei Cavoti. Diciamo che oggi la sopravvivenza, l'autonomia degli indirizzi superiori degli istituti nei comuni minori è condizionata al rispetto di parametri numerici piuttosto rigidi. Come vincere questi parametri numerici? Io qualche giorno fa ho ricevuto in comune la visita di alcuni docenti del liceo classico che mi hanno invitato alla manifestazione di oggi. Io ho apprezzato l'entusiasmo, la passione, lo slancio emotivo di queste persone. E sono la passione, oltre che la preparazione, lo slancio emotivo, l'entusiasmo che trascinano gli studenti verso la crescita, verso l'approfondimento. Occorre, per combattere contro la logica dei numeri, caratterizzare l'offerta formativa, tenere conto di quelle che sono le esigenze del momento, le tendenze del mercato del lavoro. Oggi gli istituti delle realtà più piccole vengono condizionati anche da un altro fattore, la gratuità del viaggio del trasporto pubblico che viene assicurato agli studenti che si recano negli istituti del capoluogo. Quindi bisogna combattere anche contro questa logica. Quindi diciamo che la sopravvivenza di un istituto scolastico nelle realtà piccole deve essere visto non come una battaglia che deve essere condotta in solitudine dal singolo dirigente scolastico, dai docenti, dagli alunni, ma deve essere una battaglia comune, e in questo San Marco dei Cavoti è una comunità che ho trovato un po' divisa. Quindi bisogna recuperare la logica unitaria, lavorare tutti insieme superando le contrapposizioni personali per difendere quelle che sono le risorse storico, culturali, artistiche
e le tradizioni di questo comune. E accanto all'attività che il mondo della scuola svolge è fondamentale l'attenzione e l'attività di programmazione dell'ente locale, che in questo caso c'è stato, perché questo è stato un istituto che è stato realizzato con finanziamento della provincia e su sollecitazione dell'amministrazione comunale, che è stata particolarmente sensibile al mondo della scuola. Il PNR prevede delle risorse specifiche, al 30 novembre sono stati pubblicati dei bandi che prevedono risorse per palestre, per mense, per asili, per costruzione di nuove scuole, per l'adeguamento degli istituti alle norme antisismiche, adeguamento sotto il profilo dell'efficientamento energetico, e quindi i comuni, e in questo l'area tecnica del comune di San Marco dei Cavoti è impegnata in questo senso, bisogna intercettare queste risorse e quindi realizzare, programmare, lavorare a progetti che possano intercettare le risorse che sono previste dalla normativa nazionale. Io ringrazio il dirigente scolastico, coloro che hanno voluto oggi la mia partecipazione, saluto i relatori, saluto i docenti, il personale ATA, gli studenti, le famiglie, e l'auspicio è che questa scuola possa ancora raccogliere soddisfazioni, possa proseguire nella sua attività di formazione. Bisogna superare anche una vecchia diceria, che il liceo classico forma soltanto studenti, ragazzi che per gli indirizzi universitari umanistici. Questo non è assolutamente vero, ci sono ingegneri, ci sono architetti, ci sono medici che hanno frequentato il liceo classico e sono tra i primi nella loro attività professionale. Io rivolgo un saluto a tutti e quindi passo la parola a quello che è il prossimo relatore. Grazie, buona giornata. Scusate, ma cercherò io di fare un po' il filo dell'incontro. Allora, complimenti all'intervento che mi ha preceduto, perché ha centrato in pieno quello che è il problema delle piccole zone e soprattutto del liceo classico. Spesso si crede che i provenienti dal liceo abbiano un po' di spocchiosità, non è così. Giustamente noi abbiamo, e poi questo verrà fuori soprattutto con l'annuario, abbiamo numerosissimi docenti che vengono delle aree scientifiche, e qualcuno è anche qua in sala, laureati in matematica e fisica, medici eccetera, che nonostante il liceo hanno avuto la loro possibilità, anzi forse grazie anche al liceo. Questo non toglie nulla agli altri istituti. E purtroppo è un po' sciocco mettersi in competizione, soprattutto quando si appartiene allo stesso tipo di scuola, cioè alla stessa scuola, allo stesso istituto fisicamente, perché la sopravvivenza dell'uno corrisponde a quella dell'altro. È un po' il vecchio apologo di Menenio Agrippa: dove le braccia non portano cibo alla bocca, tutto il corpo ne risente. Quindi avere la possibilità di un istituto più ampio, e il Medi Livatino è così, ha ben 5 indirizzi scolastici suddivisi in vari comuni, deve diventare una risorsa, non un motivo di confronto e di magari di rivalità. Non so se sono stata chiara. Prima di entrare nel vivo delle relazioni darò ancora qualche informazione sulla crescita del liceo e l'evoluzione, ma in maniera sintetica, perché i ragazzi stanno lavorando già da 2 anni per la realizzazione di un annuario di cui poi parlerà una rappresentante degli alunni a fine mattinata. Gli annuari sono un po' la memoria storica, e da noi non è stato mai realizzato, forse un po' per pigrizia, ma altrove già esistono da tempo. Al liceo di San Bartolomeo, per esempio, esiste un albo dei presidi che sono passati di lì. Ma quando nel 2000 sono stata al liceo Umberto di Napoli come presidente di commissione,
come regalo mi hanno dato l'annuario realizzato l'anno precedente. Bellissimo è l'annuario del liceo scientifico Rummo di Benevento, perché sia le scuole con più tradizioni che quelle con meno tradizioni si sono resi conto che la memoria storica, la possibilità di mettere in contatto tra di loro gli ex alunni, è una grande ricchezza, perché diciamo che per chi frequenta una scuola è la seconda famiglia. Stare insieme tante ore al giorno nell'età giovanile cementa delle amicizie che non si perdono nel tempo, dà delle opportunità di rapporti quasi familiari che appunto è un peccato perdere. Allora, le notizie che utilizzerò per quanto riguarda il liceo le ho ricavate dal testo del professor Angelo Antonio Mercuro, storia della scuola di San Marco dei Cavoti e dintorni, edito nel 2005. Il professore, che è assente per un improvviso impedimento tecnico, no, non funzionava molto bene la sua protesi acustica, posso dirlo perché lo conosco bene, dal 60 in poi ha sempre vissuto un'attività attivamente la nostra comunità. È stato in varie istituzioni, l'amministrazione comunale, come assessore alla pubblica istruzione, la cassa rurale, i comitati festa, e fino al centro sociale anziani. Ma è in particolare nella scuola e per la scuola che ha svolto vari ruoli. Lui stesso è stato insegnante elementare, oggi scuola primaria, con compiti di collaborazione e sostituzione dei vari direttori che si sono succeduti, contemporaneamente assessore fino al 1980. Dopo l'avvento dei decreti delegati è stato anche presidente del distretto scolastico e non ultimo genitore di tre brillanti allievi di questo liceo. Quindi ha vissuto la storia scolastica a tutto campo. Appassionato cultore dell'informazione giornalistica e possessore di un ampio archivio delle testate con cui collaborava, Il Mattino, Messaggio d'Oggi, Realtà Sannita, Voci di Casa Nostra, nel suo libro ci ha fornito informazioni dettagliate e documentate. Ma per non togliere spazio alle relazioni, io suddividerò il mio intervento in più tranche e quando arriverò nella parte più contemporanea chiederò poi ai colleghi presenti in sala di venire personalmente a raccontare quella che è stata la loro esperienza nella nostra scuola. Per il momento do la parola a Sua Eccellenza Felicia Crocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento, che ci parlerà degli studi classici e della formazione della persona. E do il mio personale benvenuto, l'ascolteremo con molto interesse. Naturalmente il tema è stato scelto perché Rosario Livadino aveva frequentato questo tipo di scuola e credo che questo abbia contribuito in maniera, non voglio dire determinante, ma sicuramente in maniera non secondaria e non marginale, anche a quella che è stata la struttura della sua persona, cioè a formare nell'uomo una dirittura morale. Ovviamente un ruolo fondamentale in questo per Livadino ha avuto anche la sua fede religiosa, perché era, diciamo, si era posto sotto la tutela di Dio nell'esercizio del proprio compito giudiziario e era un uomo che celebrava l'Eucarestia quotidianamente. Ma in questo anche il suo percorso scolastico lo abbia, direi così, robustito come in una sorta di complementarietà. E non è un tema nuovo, nel senso prendere insegnamento dai classici è un tema che anche nell'era cristiana, sin dall'inizio, prende piede. Cioè come apprendere dai classici, che erano tutti pagani e quindi di tutt'altro orientamento, apprendere quello che di buono, no? Essi hanno, non hanno avuto i padri della Chiesa un atteggiamento distruttivo, direi, no, iconoclasta. Questi sono autori pagani, hanno un pensiero che non coincide col nostro,
e prendo, ho un piccolo libretto, lo si può consigliare anche ai giovani, è un testo di Basilio di Cesarea. Basilio è uno dei più grandi tra i padri cappadoci, è uno che ha segnato fortemente la storia della Chiesa, un uomo di una straordinaria cultura umanistica, possiede il pensiero greco, i classici greci che lui cita con grande naturalezza, e agli studenti, diremo così, agli allievi che sono alla sua scuola, lui era vescovo di Cesarea, ma un vescovo erano mandate, affidate mansioni diverse. In certi momenti il vescovo diventa, nella storia anche dell'Occidente, qualcosa di simile a quello che oggi potrebbe essere un sindaco, un direttore di scuola. Molto spesso assomma queste varie funzioni nella sua persona e nelle istituzioni che fanno a lui capo. Basilio scrive una lettera ai giovani, diciamo così, e la lettera è centrata proprio, è un testo molto breve, si legge, secondo me, tutto il testo con una lettura, si legge in un'ora e mezza, quindi si può leggere in un pomeriggio in cui magari c'è pioggia, non si può uscire, uno può leggere il testo, e è un insegnamento, direi così, un'esortazione a trarre profitto dai classici. Lui dice, noi, quanto c'è di buono, noi dobbiamo prenderlo da tutti. I padri parlavano di semina verbi, i semi, diciamo, del verbo, il verbo di Dio è Gesù Cristo, che però si è irradiato su ogni cultura, su ogni pensiero. Ci sono come dei semi che lui ha sparso. E allora Basilio dice, c'è di buono, noi non lo rifiutiamo. E invita i suoi studenti a leggere soprattutto quei testi, quegli autori che invitano non, diciamo così, alla depravazione, ma invitano alla virtù. E ci sono molti testi. Cita per esempio, cita più di una volta Omero, ma cita anche Platone, cita Socrate, cita Esiodo. Ora lui dice, cita per esempio, ricorda quando Ulisse a terra, diciamo dall'ammaraggio è scenuto nell'isola dei Feaci, dove poi lo vede Nausica, dice lui era nudo ma era rivestito delle virtù. Era la virtù che rivestiva quest'uomo. Per cui si potrebbe poi discutere sulla virtù di Ulisse, il quale per seguire le sue ode, eccetera, eccetera, torna a casa dopo 20 anni. Ma certo è un uomo che segue la conoscenza, questo anche Dante poi mette in bocca a Ulisse un'esortazione di questo genere, quando dice, no, nel canto 26° dell'Inferno, considerate la vostra semenza, dice. Considera la vostra natura. Fatti non foste a viver come brutti, a perseguir virtù e conoscenza. Quindi Basilio coglie, no, nell'insegnamento di Omero questo tema, lui cita anche un autore del suo tempo, il quale, un esegeta di Omero, diceva che l'esortazione alla virtù era la chiave ermeneutica, interpretativa, riassuntiva di tutto Omero. Virtù, dice lui in un altro passo poi, che passa attraverso e si esprime nella coerenza di vita. Perché dice, tanto negli autori che leggiamo, quanto ancor più nella nostra vita, noi dobbiamo approvare sì e apprezzare l'altezza dell'arte, l'acutezza dell'ingegno, ma poi vedere se questo ha espresso anche una coerenza di vita. Quindi questa breve operetta, per dire, no? La direi si potrebbe, ecco, fare oggetto di considerazione. E per passare a Occidente, Agostino, nelle sue Confessioni,
Agostino vive qualche decennio dopo Basilio, ma per un certo segmento l'ultima parte della vita di Basilio è la gioventù e l'età adulta giovane di Agostino. Agostino, proprio leggendo i classici, si allontana da certe scelte, che erano le scelte di sua madre, una credente. Lui uscì dalla chiesa leggendo i classici. Il libro L'Ortensio di Cicerone, che noi conosciamo adesso attraverso i frammenti dell'Ortensio che conosciamo, li sappiamo attraverso le citazioni che Agostino intesse nelle sue confessioni. Le confessioni è come una sua autobiografia, una sua memoria, una memoria della sua vita, in cui lui, ormai tornato alla fede, sacerdote e vescovo, racconta quello che è stato il suo percorso. Un percorso, un tormento che è durato 14 anni. Lui uscì dalla chiesa che aveva 19 anni, si fece battezzare poi a 33. Ma in questo percorso di Agostino, di ricerca di sé, di ricerca della verità, i classici hanno avuto una grande forza. Intanto lui si dà studi di retorica, il che comporta, diciamo così, una frequenza abituale con i classici e soprattutto con quello che era il retore considerato per eccellenza, con Cicerone. Ma ha una grande influenza per lui in un momento forte della vita, quando lui ormai erano passati anni, era rimasto deluso da certe scoperte che l'avevano prima entusiasmato, era uscito dalla chiesa, era andato nel manicheismo, tra i manichei ci sta 9 anni, ma poi resta deluso. Lui fa domande, la sua mente era una mente geniale, chiedeva e vedeva delle incongruenze, delle incoerenze, chiedeva risposte e non gliene davano. Gli assicuravano, dice, adesso quando arriva Fausto, dice, ti spiegherà tutto. Questo Fausto era un intellettuale manicheo che godeva di una grande fama allora. Quando arriva Fausto dice sì, lui era abile con le parole, ma poi stringi, non mi soddisfaceva, risposte non me ne dava. Allora inizia un peregrinare anche, diciamo così, geografico, perché si sposta a Roma. Si sposta a Roma, povero Agostino, dove trova un ambiente, credeva, a Cartagine, gli studenti diciamo c'erano degli studenti che disturbavano le lezioni, arrivavano, facevano confusione, non permettevano, e lui era esasperato da questo fatto, per cui non poteva esplicare l'insegnamento con una certa tranquillità. A Roma cosa succede? Gli studenti non facevano confusione, ma quando era il momento di pagare la retta tagliavano la corda e lo lasciavano senza quattrini, per cui ma lui lì ha un altro incontro che fu importante, o meglio, a Roma aveva sentito parlare molto di uno che era un principe degli intellettuali, che aveva letto moltissime opere, dice, di saggi pagani. Allora leggere molto, un codice era qualcosa di estremamente costoso, non è come noi che siamo abituati alla carta stampata, libri che buttiamo, a possedere i codici, leggerli, era qualcosa di estremamente, direi così, difficoltoso. E lui aveva sentito che Manlio Vittorino, al quale avevano dedicato una statua del Forge, lui aveva letto molti classici, e qualcuno gli diceva che quell'uomo era diventato cristiano e lui non era sicuro. Gli scioglie i dubbi a Milano, quando lui poi si trasferisce a Milano alla corte imperiale, Simpliciano, che era un anziano prete che era stato in qualche modo, non dico maestro, ma anche tutor in qualche modo di Ambrogio, il vescovo della città. E lui scopre come quell'uomo
che aveva letto moltissimi classici, alla fine era diventato cristiano. Allora dice Agostino, ma forse allora diventare cristiani forse non è una cretineria. Era già in crisi, aveva abbandonato il manicheismo, era passato al neoplatonismo, alla fine compie gli ultimi passaggi. Ma in lui la lettura di queste opere è stata fondamentale anche per formare una persona che cerca risposte, che non si accontenta di risposte banali e che cerca coerenza di vita. Allora io credo che questo, direi, trittico, no? Di una persona, la lettura e la consuetudine con i classici, poi i classici non si restringono, perché qui abbiamo due scuole, una scuola potrebbe sentirsi esclusa, dice noi non studiamo né il latino né il greco, i classici non si restringono alle lingue antiche. Un classico è Dante, per esempio, un classico è Manzoni, un classico è Verca, no? Cioè i grandi autori. Leggere qualcosa che riguarda l'umanità non intesa in senso generale, ma l'umanità, la natura umana, perché questo, di questo parlano. Alla fine questi grandi autori di cosa parlano? Parlano dell'uomo e dei suoi problemi. Questo contribuisce a formare la persona. Questa struttura, diciamo così, di, no, questa trittico, dicevo, di uno che cerca risposte, cerca di capire come vanno le cose, come funzionano, che non si accontenta, no? Che non si accontenta di risposte banali, che cerca la virtù, come diceva Basilio, ecco, cercare tu la coerenza della vita, la giustizia, i valori della giustizia. Ecco, questo ha inciso sulla persona di Rosario Livatino. Sicuramente. Come ripeto, ha inciso in lui la lettura del Vangelo. Questo ha formato un uomo, ha contribuito a formare la struttura di un uomo che, al vederlo, Livatino in fondo è la riprova che l'apparenza, che non si giudica un uomo dall'apparenza. Livatino era un uomo, a vederlo, dice, certamente non incuteva paura, non aveva un fisico possente, non era, no, eppure era una forza, era un uomo di ferro. Nella dolcezza del tratto, Livatino aveva una personalità granitica e ha saputo combattere da solo, ragazzino, sia il giudice ragazzino sia per l'età, sia anche per il profilo fisico che uno vedeva, dice il giudice ragazzino. Eppure questo ragazzino ha talmente inquietato i poteri malavitosi che a un certo punto hanno deciso di farlo fuori. E guardate che far fuori la gente non conviene per certi aspetti, neppure alla mafia, perché comunque attira l'attenzione su di sé, provoca delle ritorsioni. Quando si decide di ammazzare uno, si decide di ammazzarlo perché questo sta dando fastidio. Non si ammazza così. Noi dobbiamo presupporre una logica anche in loro. Mica loro ammazzano per il gusto soltanto di ammazzare, eh. Non sono poi così scemi, sanno che il ripetersi, il reiterarsi di azioni efferrate provocherebbe una ritorsione e quindi limitano a quelle che loro ritengono necessarie. Se lo hanno ammazzato perché avevano paura di quello che stava facendo. Allora, un uomo così, esile, se si vuole quasi un po' un profilo emaciato, un tipo che, quando dico, ecco, certo non un palestrato, che magari, come dicevo giù, no? Nella scuola, quei tipi molto superficiali e sciapotti, come si dice nel mio dialetto, che appunto tutti puntati sull'apparenza guardano dall'alto in basso, un tipo così
ha messo in crisi la struttura mafiosa, al punto che la struttura mafiosa è stata costretta a ordinarne l'esecuzione. Ha perso o ha vinto? Ma secondo me ha vinto Livatino. Ha vinto perché alla fin fine lui continua ad agire adesso e continuerà nel futuro. Cioè la sua azione, il suo esempio è qualcosa che continua nel tempo. Continua nel tempo. E questo gli dà la possibilità di moltiplicare la sua azione. Lui ha vinto. E credo, ripeto, che anche tutto ciò abbia contribuito a formarlo. Credo che i suoi genitori gli abbiano dato una dirittura, gli abbiano dato la vita. Il liceo classico che lui ha frequentato gli abbiano dato, no, una struttura. La parrocchia e la sua fede gli abbia... Questo abbia contribuito a formare una persona che all'apparenza appariva fragile e che nella sostanza era fatto di ferro. Un po' come Gregorio VII aveva un fisico, era quasi un nanetto. Uno lo immagina un colosso che lotta contro Enrico IV, che lo scomunica, una cosa impressionante per quel tempo. A vederlo non lo pagavi 2 lire. Ecco, ciò ci dice che la persona non è ciò che appare, ma è qualcosa di più. E ognuno di noi è un mistero, in fondo, che dobbiamo scoprire e ognuno di noi deve contribuire a fare della propria esistenza qualcosa di bello. Per cui chiudo dicendo ai giovani, soprattutto, quelle parole che Giovanni Paolo II disse all'arena lì a Tor Vergata quando ci fu la giornata mondiale della gioventù. Disse così ai giovani: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Grazie. Ringraziamo Sua Eccellenza che ha dato un taglio profondo al nostro incontro e ha ricordato che la scuola non deve pensare solo all'istruzione, intesa come somma di competenze e conoscenza, ma soprattutto alla persona nella sua interezza. A volte, soprattutto oggi, dove le nuove tecnologie sono imperanti, sentiamo parlare di tecnicismo. Sicuramente riconosciamo la bontà delle nuove tecnologie, in questi anni di pandemia si sono rivelate provvidenziali, ma se continuiamo a riflettere sul fatto che spesso tutti i saperi che non producono profitto vengono considerati inutili, ci rendiamo conto che non è così. Utile invece tutto ciò che ci fa diventare migliori. Siamo in un contesto in cui l'utilità dominante è quello legato ad un esclusivo interesse economico. Si stanno uccidendo le discipline umanistiche, le lingue classiche, la libera ricerca, la fantasia, l'arte, il pensiero critico, perché tutto ciò che non è monetizzabile viene considerato senza valore. Vabbè, un breve inciso e torniamo alla storia del nostro liceo. Adesso l'attenzione ricadrà soprattutto sugli aspetti logistici, perché il liceo ha avuto delle peripezie con le varie sedi e sulle fusioni. Cercherò di essere ancora più breve di quello che avevo predisposto, perché questa è una storia che verrà riportata sicuramente sull'annuario. Cominciato con una sola classe, subito ebbe una casa privata dove ci furono tutte e 5 le classi. Quando il numero degli alunni aumentò, venne ulteriormente spostato, ma nel frattempo, avuta l'autonomia nel 72, il liceo ebbe necessità anche di una sede per gli uffici di segreteria. La prima presidenza autonoma fu tenuta dal professor Salvatore Pacelli, compianto sindaco di San Salvatore Telesino e nostro professore del liceo prima, infatti forse i primi alunni sono stati suoi alunni, e primo dirigente dopo, ma molti furono gli altri che seguirono e tutti molto
Allora, erano gli anni in cui anche i docenti che venivano a San Marco con difficoltà, non era la strada che avete percorso oggi, erano 35 chilometri di curve che si inerpicavano verso la montagna, spesso d'inverno ghiacciate, ma ci venivano con piacere, perché molti di loro erano giovani, entusiasti, che incontravano altri giovani che non aspettavano altro che apprendere e che hanno conservato sempre un bel ricordo dell'esperienza fatta nelle nostre zone. Però, per rendere più concreto il discorso che abbiamo fatto rispetto alle opportunità, noi volevamo che una protagonista o un protagonista dei primi anni di liceo portasse la sua esperienza. Tanti sono i nostri ex alunni che oggi sono professionisti affermati in tutti i campi, ma abbiamo selezionato l'esperienza della dottoressa Maria Celentano, che comincia a frequentare il ginnasio in una sezione staccata e conclude il liceo negli anni in cui ebbe la sua autonomia amministrativa, perché ci sembrate emblematica. Senza il liceo a San Marco sicuramente non avrebbe potuto frequentare un istituto di questo tipo. In quegli anni, soprattutto per le ragazze, si cercavano vie più brevi per titoli di studi considerati finiti e il liceo prevedeva il prosieguo nell'università. La dottoressa, tra l'altro, in quegli anni aveva anche dei problemi che forse non le avrebbero consentito di andare fuori, mi permetto di dirlo perché la conosco molto bene. Conseguito il diploma del liceo col massimo dei voti invece, dopo la laurea in economia e commercio prima e l'anno successivo in scienze politiche presso la Federico II di Napoli, superò diversi concorsi, tra cui quello al Ministero del Tesoro, dove ebbe una breve esperienza perché nel frattempo partecipò a un concorso piuttosto selettivo, quello per diventare consigliere parlamentare del Senato. Al cui interno poi ha potuto percorrere una carriera di prestigio partecipando a varie commissioni, non ultima quella antimafia, che si è occupata anche del caso Livatino. Questo ci sembrava l'anello di congiunzione con l'intitolazione del nostro istituto. E soprattutto però la dottoressa, che purtroppo non è con noi per ragioni di impegni pregressi e anche di leggera difficoltà di salute, ma è tuttora in servizio con l'incarico di coordinamento di tutte le commissioni del Senato, nonostante il lavoro impegnativo e le incombenze familiari, è legatissima al nostro paese e alle sue origini, entusiasta degli studi classici, anche se frequentati, e questo è importante, in un liceo periferico, perché questo è l'altro problema. Si pensa che il grosso liceo di città dia più opportunità. Ragazzi, le opportunità si hanno se si studiano. Chi vuole studiare può farlo dovunque e comunque. A volte, una volta si studiava anche a distanza. Penso per esempio alla Radio Elettra, i primi tecnici formati così. Quindi diciamo che la cosa più importante è appassionarsi a quello che si fa, studiare e trarre profitto di tutte le occasioni che abbiamo. La vera formazione viene dalla curiosità, intesa in senso positivo, quando abbiamo la voglia di scoprire sia ciò che ci appartiene ma anche ciò che non conosciamo, ovviamente in maniera corretta, riducendo delle permanenze sui social in maniera critica. Anche i social, come le tecnologie, sono degli strumenti preziosi, ma usati con parsimonia e con intelligenza. Allora, dicevo, la dottoressa è spesso con noi e ci parlerà lei stessa, purtroppo in collegamento, e quindi la relazione avrà come tema cultura e legalità, un binomio imprescindibile nel cammino della civiltà. Buongiorno. Mi sentite? Saluto tutti i presenti ed esprimo un sentito apprezzamento in primo luogo per coloro che con molta fatica e molti sacrifici hanno organizzato questa giornata. La loro tenacia ha permesso un evento che sarà parte della storia di San Marco dei Cavoti, perché
l'assegnazione di una sede definitiva, dopo tanti cambiamenti, non è un evento di poco conto e deve essere degnamente valorizzato e ricordato. Questa assegnazione rappresenta un traguardo importante per l'Istituto sicuramente, ma un traguardo importante per tutti i cittadini di San Marco, perché la presenza di un liceo classico da circa 60 anni in questo territorio rappresenta un volano di emancipazione culturale. Rimane in ogni epoca il tempo e la matrice della vera cultura e contribuisce, a mio avviso, a dare prestigio a questa realtà cittadina. Ho accolto perciò con molto piacere l'invito a partecipare e ho un grande rammarico per non aver potuto avere una partecipazione fisica. E in qualità di ex studentessa che ha frequentato l'allora sezione distaccata del liceo classico Pietro Giannone, questo storico istituto di Benevento, nato nel 1810 quando Benevento era sotto il governo napoleonico e dopo una parentesi gesuitica è tornato liceo statale nel 1861 e intitolato poi a Pietro Giannone nel 1865. Pietro Giannone, storico filosofo e eminente esponente dell'illuminismo napoletano. Di questo dobbiamo essere, secondo me, molto orgogliosi, perché, come ricorda lo stesso Pietro Giannone nella storia civile del Regno di Napoli, quando in Italia erano le lettere quasi spente e tolto nei monaci, presso gli altri vi era somma ignoranza, Benevento solamente, in mezzo a tanta barbarie, seppe nel modo migliore che poté mantenere la letteratura. La sezione di San Marco è nata circa un secolo dopo il liceo di Benevento e ha impiegato nel tempo, come abbiamo sentito, per avere una sua autonomia e una sede definitiva. Le due tappe fondamentali credo siano state due, quella odierna ovviamente e la intitolazione al giudice Angelo Rosario Livatino, già da tempo credo. Io ho trovato simbolicamente molto importante intitolare un liceo classico al giudice Livatino per due fondamentali ragioni. In primo luogo il giudice Livatino è stato innanzitutto un uomo con una personalità eccezionalmente ricca, ne abbiamo sentito peraltro un'eccellente presentazione. E in secondo luogo è stato un magistrato antimafia e tutti i simboli della lotta alla mafia devono avere una considerazione primaria soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, perché la mafia è nata nel Mezzogiorno d'Italia, purtroppo circa un secolo prima la nascita dello Stato unitario, e questo purtroppo ha il suo peso. Ormai da tempo la mafia è un fenomeno nazionale e internazionale, ma nel nostro sud ha purtroppo contribuito ad una mentalità troppo incline a clientelismi, individualismi, favoritismi, che in modo anche inconsapevole purtroppo rischiano di diventare l'anticamera del fenomeno o comunque di agevolarne la diffusione. Venendo alla mia esperienza, ricordo che negli anni 70, come è stato già detto, questa nostra società locale era molto ostile e sospettosa nei confronti dei grandi cambiamenti che allora interessavano il paese. E quindi non era assolutamente scontato che soprattutto una ragazza potesse frequentare un liceo classico, perché questo liceo fondamentalmente apriva la strada al proseguimento degli studi e dunque a lavori e percorsi lavorativi che fino a quel momento erano stati appannaggio esclusivo del sesso maschile. E quindi che cosa ne sarebbe stato del ruolo tradizionalmente assegnato alla donna dalla società? E non era il lavoro il punto critico in sé, anche perché le donne in realtà hanno sempre lavorato. Il punto era che quei lavori non confliggevano con la cura dei figli e della famiglia, ruolo che era considerato fondamentale sul piano sociale e che secondo il convincimento generale doveva rimanere affidato alle donne. Le preclusioni erano quindi soprattutto di tipo sociale, benché fossero diffuse ai tempi anche difficoltà di tipo economico. In me è molto forte il ricordo di una mia
enorme determinazione. Io mi sono impegnata con una grande tenacia a fare un vero e proprio assedio nei confronti della mia famiglia per potermi iscrivere al liceo classico. E, poiché, diciamo, in un certo senso si stava anche diffondendo un certo interesse per la cultura e io sentivo che i miei genitori erano poi anche fieri della mia passione per lo studio. Ecco, ho approfittato di tutto questo, ho dato un out e mi sono iscritta al liceo e non me ne sono mai pentita, anzi ne sono sempre estremamente felice. Già allora le false sirene della modernità inneggiavano alle lingue straniere, in particolare l'inglese, e invitavano a non perdere tempo con lo studio delle lingue morte. Ora, in realtà, le lingue morte vivono in ogni lingua parlata. E se pensiamo che il loro studio insegna ad entrare nel senso pieno di ciascuna parola e della struttura in cui la parola è inserita, ecco che invece è molto facile capire che, avendo studiato quelle lingue morte, si può parlare meglio qualunque lingua. La sede da me frequentata era un immobile privato adibito a edificio scolastico, ma devo dire molto funzionale, innanzitutto perché aveva già una sua segreteria, una presidenza in loco, ma poi era dotato di una biblioteca, un laboratorio di fisica e chimica, mancava solo una palestra, ma si suppliva utilizzando l'edificio scolastico di Piazza della Rimembranza. Quindi quegli anni sono per me un bellissimo ricordo, sono stati anni che mi hanno lasciato, diciamo, mi hanno accompagnato sempre in tutto il mio successivo percorso di studio e di lavoro. Le suggestioni di quegli studi, contenuti di un testo da tradurre, il verso di una poesia, il pensiero di un filosofo, l'analisi di un evento storico, erano suggestioni che si traducevano in un grande desiderio di conoscere il mondo, la vita e gli esseri umani, e in questa ottica si studiavano anche le discipline scientifiche. Quello studio diveniva così forza e conforto e devo dire che ha contribuito molto efficacemente, positivamente, alla nostra maturazione nel delicato e complesso periodo adolescenziale. Tengo in modo particolare a sottolineare che quella formazione culturale per me è stata veramente come un'ancora anche nei momenti più critici della mia vita successiva. E lo sottolineo perché il mio vissuto è una testimonianza, naturalmente tra le tante, di come anche un piccolo liceo di un piccolo paese può non avere nulla da invidiare ad un grande liceo di una grande città. Anzi, avendo io avuto l'esperienza dei miei figli che hanno frequentato licei classici e scientifici a Roma, ve lo dico a maggior ragione. Allora, tale formazione è sempre stato uno strumento utilissimo perché la formazione umanistica in realtà ti dà un modo diverso di guardare le cose, il mondo lo guardi con occhi diversi, quindi anche gli argomenti più ostici, più noiosi o più aridi diventano interessanti, perché la formazione umanistica è certamente un insieme di saperi e conoscenze, ma è anche metodo e rigore nel lavoro intellettuale, e capacità di riflessione e di autocritica, e anche stimolo ad una dimensione spirituale, etica e civica, capacità di semplificare la complessità e trovare soluzioni, quindi in ultima analisi interrogarsi sul bene comune. E allora la formazione umanistica diventa sinonimo di cultura in questo senso, e la cultura, quando è vera cultura, è quella forza superiore a qualunque altra che ci consente di creare una società, perché una società ha bisogno di un vero dialogo e il vero dialogo si raggiunge attraverso la cultura, attraverso la capacità di ascolto, di argomentazioni fondate, capacità di utilizzare le parole avendone presente il valore e l'esatto significato per evitare di cadere in un parlare vuoto affinché vi sia garanzia di una reale comunicazione. E cultura vuol dire anche che nessun sapere va considerato come assoluto, non deve essere mai considerato né definitivo né assoluto, e che ogni disciplina potrebbe e dovrebbe essere contenuta, quindi parlo anche di quelle appunto scientifiche e tecniche, contenute in una cornice umanistica,
perché i suoi effetti riguardano appunto esseri umani. A questo riguardo si potrebbero fare mille riferimenti. Io ne riporto uno che mi sembra emblematico, perché si tratta di un'accademica contemporanea statunitense, e sappiamo quanto gli Stati Uniti abbiano esercitato un forte condizionamento culturale nei paesi occidentali. Si chiama Martha Nussbaum, è una filosofa, una studiosa di filosofia greca e romana, filosofia analitica, etica, diritti umani, che ha insegnato all'Università di Harvard e ha ottenuto molteplici riconoscimenti da diverse università. A lei va il merito di aver finalmente aperto un nuovo dialogo sulla cultura umanistica. Ne riporto una frase in cui ha racchiuso il suo pensiero circa quello che dovrebbe essere l'obiettivo primario di tutti i percorsi educativi: coltivare l'umanità, concepirsi come esseri umani legati gli uni agli altri, aventi interessi comuni e legati dalla necessità di un reciproco riconoscimento. E la Nussbaum è appunto una studiosa dei classici latini e greci e arriva a queste conclusioni partendo da Diogene, passando per altri filosofi anche latini e poi arrivando a Immanuel Kant e anche ad Adam Smith. Perché il suo obiettivo qual è? Il suo obiettivo è anche rileggere il liberalismo. In questo ha il merito di aver lavorato con un grandissimo economista che è stato anche premio Nobel nel 98, che si chiama Amartya Sen, perché insieme hanno effettivamente rivisto il concetto di economia del benessere e hanno rivisitato in chiave molto critica quel concetto poi di utilitarismo che è alla base delle teorie del benessere. Perché la prospettiva utilitaristica non si sofferma sull'individuo, è interessata solo ha solo una impostazione aggregativa. L'individuo è considerato solo un tramite per i progetti collettivi. Invece questo grande economista Sen, in un suo testo, sviluppa in modo particolare questo pensiero, ci ricorda che i livelli di reddito della popolazione sono senz'altro importanti per ovvie ragioni. Tuttavia accade spesso che il livello di reddito non è un indicatore adeguato di aspetti molto importanti come ad esempio la libertà di vivere a lungo, la possibilità di sottrarsi a malattie evitabili, la possibilità di trovare un impiego soddisfacente e di vivere soprattutto in una comunità pacifica e libera dal crimine. Ecco, vengo a questo punto, ricordo incidentalmente che la Nussbaum è stata anche una critica della prospettiva statunitense rispetto allo sviluppo e a suo avviso questa visione ha portato a purtroppo distruggere l'istruzione. Ha portato a distruggere l'istruzione inteso come termine molto complesso che contiene ovviamente diciamo le nozioni di educazione e di formazione. L'idea a suo avviso del cittadino democratico che hanno gli Stati Uniti è solo quella di un cittadino pronto a sacrificarsi per lo sviluppo economico, ma lo sviluppo economico può non coincidere con lo sviluppo sociale e quindi può lasciare indietro la sanità, l'istruzione e appunto anche la legalità. E allora la legalità entra a pieno titolo tra i fattori che realizzano una condizione di benessere. Io trovo che questo riferimento sia davvero rivoluzionario per un economista che secondo me ha lasciato un messaggio che deve essere assolutamente ripreso e coltivato negli approcci di tipo economico. Proprio oggi che abbiamo sotto gli occhi i segni, ahimè, evidenti dei fallimenti della cosiddetta economia del benessere.
Questa dottrina economica che si è affermata nel secolo scorso in concomitanza con la leadership economica degli Stati Uniti a livello mondiale e che quindi ha guidato le scelte di governo di tutti i paesi occidentali. A questo punto mi collego con l'altra testimonianza che vorrei lasciare in questa occasione e che si connette con una delle mie esperienze come consigliere parlamentare. Nella scorsa legislatura ho partecipato ai lavori della Commissione Antimafia, la legislatura che si è chiusa nel 2018. La Commissione è presieduta dall'onorevole Rosi Bindi che ha svolto un lavoro eccezionale, devo dire, un lavoro molto poderoso, e, un lavoro che si è caratterizzato per la sua organicità, la capacità di approfondimento di tutti i problemi che potevano riguardare il fenomeno mafioso, per aver dato un grande rilievo all'attualità e poi vi dirò più avanti anche l'altra ragione per cui io considero eccezionale questo lavoro. La Commissione si è fatta portavoce dell'assoluta necessità di combattere la mafia, soprattutto sul piano culturale. L'ampiezza con cui la Commissione ha operato nasceva dalla consapevolezza delle profonde trasformazioni che nel frattempo le mafie avevano conosciuto, che purtroppo le ha portate ad essere protagoniste di una parte importante dell'economia italiana e internazionale. Per reagire alla repressione le mafie sono diventate formazioni duttili, elastiche, flessibili, ma soprattutto travestite, e hanno intercettato purtroppo un nuovo consenso delle élite imprenditoriali e anche di altre élite delle società moderne. E allora la mafia si è collegata strettamente alla corruzione e sono diventati un fenomeno profondamente interconnesso. E dunque non bastano più gli interventi normativi fatti di repressione o di incentivi o di protezione dei collaboratori di giustizia. Bisogna intercettare soprattutto la sfera economica, quindi andare a mettere in discussione modelli di consumo, stili di vita, ma ancora di più bisogna combattere la mafia sul piano appunto culturale. E diciamo che mi piace ricordare un intervento del Presidente della Repubblica riguardo appunto la lotta alle mafie, perché pone l'accento sul fatto che la lotta alla mafia ha bisogno di una moltitudine di persone oneste, competenti, tenaci, di una dirigenza politica amministrativa capace di compiere il proprio dovere, perché l'antimafia è un problema di coscienza e di responsabilità. Non può e non deve essere una carta di identità che si tira fuori a seconda delle circostanze. Siccome purtroppo nel corso delle sue missioni sia in Italia che all'estero, la Commissione è stata diciamo dagli Stati Uniti al Canada, a tutti i paesi europei, all'Australia, e non si è però trovata quella sensibilità antimafia che avremmo pensato di trovare. E allora, a maggior ragione, diciamo, la Commissione ha pensato di, sì, oltre ad essere stata portavoce appunto della esigenza di combattere la mafia sul piano culturale, in tutti gli incontri istituzionali, e oltre a sottolineare quanto la ricchezza creata dalla mafia sia una ricchezza molto effimera, di breve durata e soprattutto con una caratterizzata da una profonda carica distruttiva in realtà, quindi non è vera ricchezza, la Commissione ha anche cercato di compiere un'azione concreta di grande valore, stipulando un accordo con l'allora presidente della conferenza dei rettori, l'ex ministro Manfredi, professor Manfredi, affinché la cultura antimafia sia diffusa in tutti i corsi universitari. E questo testimone è stato lasciato alla commissione, diciamo, che poi si è costituita in questa legislatura,
e che ha ripreso, per quello che mi risulta. In un'ottica di valorizzazione della memoria viva dell'antimafia, la Commissione ha quindi dedicato una parte della sua attività al giudice di Latina e ne ha disposto la pubblicazione di atti d'archivio di interesse storico, come ad esempio quelli relativi all'omicidio, per il giudice in quel momento era già in corso la causa di beatificazione. E sono stati pubblicati gli atti che come sostituto procuratore presso la procura di Agrigento ha emanato, tutti gli atti anche depositati al dibattimento del processo contro gli esecutori dell'omicidio, l'agenda del giudice, atti di indagine e altri atti di convegni o documenti parlamentari. Quindi il modo scelto dalla Commissione per ricordare Livatino è stato offrire al mondo le cose più preziose in suo possesso, perché decidere e riuscire a pubblicare gli atti di una commissione d'inchiesta, che molto spesso sono atti riservati o segreti, vi assicuro che richiede un lavoro immenso. Da tali atti traspare una personalità molto ricca, perché il giudice, appunto, oltre ad essere un magistrato molto competente e integerrimo, era un giovane di grandissima maturità, come ha detto Papa Giovanni Paolo II ricordandolo. Un giovane con un grandissimo equilibrio, caratteristiche queste fondamentali per un magistrato. È stato un martire, secondo il ricordo di Papa Giovanni Paolo II, un martire della giustizia e indirettamente della fede, lo ha definito. Il giorno in cui si è decisa la pubblicazione di tali atti, la Commissione ha svolto l'audizione di Pietro Nava, il testimone oculare dell'omicidio del giudice Livatino. Era un quarantenne che stava percorrendo la strada che da Caltanissetta conduce ad Agrigento quando si trovò ad assistere ad un omicidio. Non sapeva si trattasse di un magistrato. Denunciò immediatamente il fatto e successivamente riuscì a riconoscere i responsabili, che sono stati poi tutti condannati. La figura di questo testimone è una figura emblematica, è un testimone di giustizia puro, per così dire, che ha sentito immediatamente il bisogno di denunciare il fatto per disinteressato spirito di giustizia e solidarietà sociale. Peraltro ciò avvenne in un'epoca in cui non esisteva ancora la legge sulla protezione dei collaboratori di giustizia, meno che mai quella sui testimoni di giustizia, che è stata approvata la prima legge solo nel 2001. Questa scelta ovviamente ha comportato per lui un radicale cambiamento di vita. Eppure sentite cosa ha detto ai parlamentari quando gli hanno chiesto se si fosse pentito di questa azione che gli aveva rivoluzionato la vita. Mio nonno è stato capitano del Savoia Cavalleria ed è morto del 16. Io non l'ho nemmeno conosciuto perché sono del 49. Mio padre era nato nel 1908, era di un ceppo nobile. Mi hanno insegnato certe cose e io non ho fatto altro che metterle in pratica. Chiaramente non sapevo che era un giudice, ma non era questo l'importante. C'erano delle pistole, c'era qualcosa che non andava. Poteva essere chiunque, in quel momento toccava a me. Io non avrei più potuto né leggere un giornale né guardarmi allo specchio se non mi fossi comportato così. Vi chiedete se lo rifarei? Certo, perché devo avere rispetto di me stesso. Il primo ad avere rispetto di me stesso. E poi ha rivolto ai parlamentari questo appello: quello che dovete fare è cercare di ricostruire il senso civico. Questa audizione ci ha colpito profondamente, è stata un'esperienza molto forte dal punto di vista emotivo ed è stato immediato rendersi conto di quanto fosse eccezionale questa coincidenza, cioè che due persone con una evidente affinità si fossero trovate unite in quel tragico modo. Un altro evento particolare è collegato all'attività di questa commissione con la figura del giudice Livatino. Il 21 settembre 2017, giorno del 27° anniversario dell'assassinio del giudice, i componenti e i collaboratori della commissione antimafia hanno incontrato in udienza speciale Papa Francesco. Pontefice ha pronunciato parole
particolarmente significative di condanna della violenza mafiosa e della corruzione e di vicinanza con le vittime innocenti delle mafie e tutti coloro che operano per la giustizia e la verità. E la Presidente Bindi ha sottolineato, replicando al Pontefice, che con la sua scomunica il Papa ha tracciato una linea di separazione tra Chiesa e mafia che nessuno potrà mai cancellare, e con il suo magistero ha reso evidente l'impossibilità di conciliare una autentica vita cristiana con la visione alle mafie. Ha costretto tutti, credenti e non credenti, a interrogarci sulle nostre capacità di operare davvero per la giustizia, perché quando la Repubblica non promuove diritti fondamentali come il lavoro, la salute e l'educazione, si aprono varchi alle mafie. La Presidente Bindi ha poi riportato un pensiero del Presidente Mattarella, secondo il quale la lotta alla mafia riguarda tutti, perché le mafie sono un furto di democrazia che calpesta i diritti e la dignità delle persone, e nessuno può sentirsi indifferente o esonerato dal fare la propria parte. E io aggiungerei fare la propria parte ogni giorno, nelle piccole come nelle grandi cose. Concludo ricordando che la Commissione Antimafia che opera attualmente, in occasione della beatificazione del giudice che poi ha avuto luogo il 9 maggio 2001, ha dato il via ad una collaborazione con il Centro Studi Rosario Livatino, prendendo contatti con il vicepresidente Alfredo Mantovano, un giudice di Cassazione, e ha deciso di pubblicare un complesso documentale molto molto importante dal punto di vista della valenza storica, perché consente di comprendere molto di più quella che era la evoluzione che in quegli anni stava interessando alcune compagini criminali divenute molto pericolose. Consente di comprendere come sia maturato il barbaro omicidio del giudice e anche gli inquietanti risvolti che purtroppo sono connessi con la profanazione della tomba del giudice avvenuta nell'aprile 91. A questo punto voglio rivolgere un caloroso saluto a tutti, ma in particolare, consentitemi, agli studenti del liceo, ai quali mi permetto di chiedere una riflessione profonda su questa importante giornata. E mi permetto di invitarli ad apprezzare il corso di studi che hanno scelto ed esserne orgogliosi. Ho avuto modo di conoscere in questa occasione le qualità delle docenti che si sono spese molto per l'organizzazione dell'evento e mi ha colpito la loro passione anche in particolare. E quindi dico ai ragazzi, approfittatene, frequentate il vostro liceo con impegno e serietà, ne sarete ampiamente ripagati. Grazie. Ringraziamo la dottoressa per la interessante relazione che ci ha portato anche in campi poco accessibili generalmente. E proseguiamo, magari proverò ad accelerare i tempi. Sì. Allora, perché in effetti, come stavo dicendo, si tratta soltanto di elementi di conoscenza tecnica, cioè le disavventure del nostro liceo con i suoi accorpamenti, i suoi spostamenti. Allora, dopo l'autonomia, come dicevo prima, ci sono stati problemi di numeri, è stato un fatto tecnico, per cui in alcuni anni il liceo fu anche piuttosto ricco, ci furono addirittura due sezioni. Poi successivamente ci furono altri istituti superiori nel circondario, nacquero i licei scientifici di Colle Sannita e di San Bartolomeo in Galdo, degli istituti tecnici e professionali a Baselice e Circello, San Marco rimase l'unico istituto del liceo classico e poi arrivò il tecnico commerciale.
Quindi l'istituto ebbe la possibilità, con due istituti del posto, con la giunta di Circello, di avere la propria sufficienza numerica. Credo che sarà utile per tutti se accelero, perché tutte queste notizie, torno a ripetere, saranno riportate in maniera dettagliata nell'annuario che i ragazzi sperano di poter presentare per l'estate, con un maxi raduno. E in questa occasione io mi auguro che anche chi non è potuto essere presente oggi, come la preside Fantechi, che si scusa e vi saluta, e la dottoressa Celentano, possano godere di un altro momento di festa, di vera festa. Perché poi nel 78-79 la scuola media ebbe una sede, e quindi il liceo dalla casa privata fu riportato insieme alla scuola elementare, o diventata primaria, presso la struttura storica di Giulio Cesare Barricelli, sita al Parco della Rimembranza. E in quel periodo però arrivarono anche i decreti delegati, altre riforme, e all'epoca, i colleghi sanno bene, gli istituti non potevano essere associati istituti di diversa tipologia, quindi al liceo di San Marco furono affiancati il liceo di Morcone e di Colle Sannita. Fu solo che questa situazione durò dal 92 al 98. Solo successivamente, quando ci fu una maggiore apertura e nacque l'istituto tecnico, San Marco ritornò. E questa è l'epoca in cui abbiamo qui presente il preside Mazzone, comincia la nuova vita nell'attuale sede, che all'epoca però era stata scambiata dalla scuola media, perché frattanto nel 2000 ci fu anche un altro evento, gli istituti comprensivi. Furono fuse le direzioni didattiche con le scuole medie, e quindi fu più logico portare la scuola media, la scuola secondaria di primo grado, nella stessa struttura del comprensivo, e lasciare al liceo l'attuale sede. Allora, se il preside vuole dire qualcosa della sua esperienza, altrimenti possiamo andare avanti? Va bene. Allora, vorrei soltanto, allora, a questo punto, sentire la preside Crisci, perché, come è stato già detto, fu nella sua presidenza che nacque l'idea di chiamare l'istituto, di intitolare l'istituto al Livatino. Abbiamo già sentito con molta dovizia di particolari tutta l'esperienza finale, e anche ma l'idea che venne, vorremmo sapere da dove ha avuto origine. Allora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio e ringrazio questa splendida organizzazione. Mi scuso con Imma perché non l'avevo riconosciuta con la mascherina. E intanto un abbraccio alla mia amica e collega Orietta Fantechi. Allora, io sono stata 3 anni qui a San Marco. Ricordo quando venivo da Napoli, da una scuola molto complessa, arrivo a San Marco, il silenzio totale, una scuola strutturata tra San Marco, Colle e Morcone, e così, insomma, mi prese il panico di assenza, insomma, il panico da vuoto, dalla complessità alla lentezza. Vabbè, dico tanto, ci rimango un anno, invece sono rimasta 3 anni. C'erano solo il liceo classico, il liceo scientifico di Morcone e il liceo scientifico di Colle, e erano un po' asfittici, per la verità, con un corpo docente molto qualificato, però molto chiuso. L'anno successivo ci fu l'effetto benefico, io devo dire benefico, dell'accorpamento con l'istituto tecnico. Fu una boccata d'ossigeno. Perché? Perché io ho sempre creduto, vabbè, io sono di formazione classica, insomma, e quindi tutto quello che è stato detto lo condivido fino in fondo, perché la formazione classica è complessa e non dà certezze, dà inquietudine, ma io credo che l'inquietudine sia il sale proprio del sapere. Ma l'accorpamento con il tecnico fu una boccata di vitalità,
e fece bene a tutte quante le scuole. Ecco, trascorremmo un anno e poi l'anno successivo ci rendemmo conto che avevo provato a buttare lì qualche idea sulla intitolazione. Ma sapete, nei vostri ambienti c'è un po' di campanilismo che alcune volte non si spiega. Ci sono piccoli interessi o piccole... diciamo, le comunità sono così, insomma, hanno delle cose stupende, però poi ci si perde su alcune altre piccole cose. E allora ricordo che quanto fosse importante dare un'intitolazione a questa scuola che cominciava ad avere aveva una sua identità, ma che doveva costruire proprio una sua identità. E proporre figure locali, anche di prestigio, avrebbe urtato l'una o l'altra sensibilità. Beh, io vi riporto questa cosa. Ci ritrovammo Antonio Perrotta, il nostro direttore amministrativo, che ricordo con molto affetto, il professore Antonio Gentile dell'Istituto Tecnico, Angelina Caporaso ed io, e valutammo, non era di moda allora Rosario Livatino, però analizzammo un attimo, ci venne questo lampo e dicemmo: è una figura unificante, è giovane, ha un volto pulito. Ecco, quello che abbiamo visto stamattina, il quadro che è stato esposto, io mi sono molto commossa. Questa figura, cioè, dobbiamo intitolare la scuola ad una figura che sia guida per i ragazzi, guida interiore per i ragazzi. Quindi non un professionista tecnico, venivamo dall'Alberti, non un umanista puro, ma una figura che compendi tutti questi elementi e che sia un modello per i ragazzi. Gli eroi non vorremmo avere eroi, però Livatino ci sembrò la figura che potesse parlare al cuore dei ragazzi e quindi potesse essere quel modello, non quel modello, potesse essere la figura guida, nonostante questo sacrificio, che nell'esercitare il suo dovere, insomma, aveva dato la vita. E il riscontro, io devo ringraziare, io avviai l'iter burocratico, è vero, però c'era questa forte idealità, non fu soltanto un fatto, fu una scelta etica. Devo ringraziare la collega Fantechi perché poi ha continuato il lavoro in maniera eccezionalmente, in maniera eccezionale, ha dato carica a tutto quello che avevamo intuito. E il riscontro l'abbiamo avuto quando siamo andati in Sicilia, sulla tomba di Livatino, e abbiamo incontrato la famiglia. E le parole della mamma, della signora Rosalia, intanto i ragazzi fecero delle cose meravigliose, ma le parole della signora Rosalia furono straordinarie, quando disse ai ragazzi, abbracciandoli uno per uno: non perdete la luce che oggi vedono i vostri occhi, portate dentro sempre questa luce. Ecco, queste sono state un po' le motivazioni. Io vi leggo soltanto che conservo una cosa che conservo con molto affetto, il biglietto che mi scrisse Ida Abate, che era l'insegnante di latino e greco di Rosario Livatino, quando scrisse il libro sul giudice ragazzino. Carissima Maria Felicia, finalmente ti mando il mio ultimo lavoro e articoli vari su quel piccolo giudice che nei più alti valori umani e cristiani credette fino al sacrificio supremo. Meglio non avresti potuto scegliere per dare un nome al liceo classico e ITC, classico e ITC di San Marco dei Cavoti. Ti ricordo con profonda, affettuosa stima e spero di rivederti presto. Ecco, il giudice Livatino rappresentava, questo ci tengo a dire, la scuola di San Marco, la scuola superiore di San Marco, e quindi sia l'una che l'altra istruzione. Grazie mille. Bene, passiamo senza indugio al collegamento con Vincenzo Gallo, giornalista del Giornale di Sicilia e corrispondente ANSA, cugino di Rosario Angelo Livatino, che parlerà dell'aspetto più personale, compagno e amico ideale.
Salve, buongiorno a tutti. Voglio fare una rassicurazione in prima battuta, sarò molto sintetico. Mi riservo di venirvi a trovare e di avere il piacere di incontrare gli studenti che hanno la fortuna di frequentare questo istituto intitolato a Rosario Livatino. Io sono già stato lì in questo istituto, nella vecchia sede, e davvero ho un ottimo ricordo della situazione, del complesso, e ricordo benissimo anche la visita che avete fatto come istituto a casa Livatino, sui luoghi di Livatino, anche quei momenti intimi con la signora Rosalia, con papà Vincenzo, quell'incontro anche, diciamo, in un momento, diciamo, conviviale al ristorante. La cosa bella di Rosario Livatino, della storia, della tragedia di Rosario Livatino, è che ad oltre 30 anni ancora ne parliamo. Ne parliamo ed è davvero un faro. Nei vari interventi il carattere, diciamo, il filo conduttore è proprio questo, la profonda attualità di Rosario Livatino, e anche grazie a questo suo viso giovane e di presa per i ragazzi. L'organizzazione, quando mi ha contattato, mi ha chiesto lei che intervento intende fare, e mi è sembrato naturale parlare appunto dell'esempio imitabile di Rosario Livatino, compagno ed amico ideale. Perché questo? Perché spesso e volentieri, quando si è davanti a figure eccellenti, a personalità, ancora di più ai santi, ci prende una certa paura. E io dico che deve essere esattamente il contrario. In fin dei conti, Rosario Livatino, sia come magistrato, come uomo, e ancor più come beato, deve essere un esempio, una figura a cui ispirarsi, ed è un esempio raggiungibilissimo, è un esempio imitabile. E a conforto degli studenti, di chi ci sta ascoltando, è una parentesi, pregevole il lavoro fatto dalla Commissione parlamentare antimafia, da Rosi Bindi, da tutto quello che si può fare ancora intorno alla figura di Rosario Livatino, al suo vissuto, al suo lavoro. Dicevo, Rosario Livatino nella sua vita ha fatto scelte che hanno comportato anche delle rinunce. Un esempio che viene spesso ricordato è, a scuola Rosario spesso e volentieri rinunciava alla ricreazione. Perché rinunciava alla ricreazione? Per aiutare i compagni di classe a togliersi dei dubbi in vista dell'imminente interrogazione. Poi Rosario Livatino aveva il culto della famiglia, dell'amicizia, e in questi 30 anni e passa di testimonianze, molte volte spontanee, anche con un pizzico di pudore proprio per rispettare la riservatezza di Rosario Livatino, e ci è stato confermato che Rosario Livatino non lasciava nessuno indietro. Non lasciava indietro i compagni, non ha lasciato indietro gli amici, non ha lasciato indietro i colleghi di lavoro, e mi permetto di dire che non ha lasciato indietro neanche le persone che per lavoro era costretto a giudicare, a indagare. È storica quella immagine di Rosario Livatino che al termine di un interrogatorio ricambia il saluto del carcerato. Spesso e volentieri è stato spiegato da altri colleghi magistrati che, per una sorta di carattere igienico, veniva evitato di dare la mano. Rosario Livatino dava la mano. E non solo questo, si alzava ed accompagnava alla porta per ritornare in cella la persona che veniva in quel momento ad avere il rapporto con lui in quanto soggetto a indagine. Questo è il regalo di Livatino, quella della profonda modestia e rispetto del prossimo. Cioè, queste cose, forse io non so quanti hanno la figura del magistrato che fa la fila in qualsiasi ufficio pubblico, alle poste, al comune, dovunque. Rosario Livatino, pensate che il 21 settembre 1990, quando venne ucciso,
in molte a Canicattì scoprirono che era un magistrato anche di tutto rispetto. Questo per dire la figura di Rosario Livatino. A distanza di 30 anni, ancora oggi, riceviamo tantissime testimonianze che ci rendono orgogliosi di questa figura, di avere un cittadino come lui. E ci ha fatto davvero tanto piacere quando siamo venuti con la professoressa Abbate lì da voi per celebrare l'anniversario dell'intitolazione dell'istituto di Rosario Livatino. Io invito i presenti, spesso e volentieri si fa l'errore di dire che la testimonianza di Livatino deve essere data per gli studenti, perché sono il nostro prossimo futuro, e quanto di più sbagliato. Gli studenti, i giovani non sono il nostro futuro, sono il nostro quotidiano. E la testimonianza di Livatino va bene anche per chi è più avanti negli anni, perché spesso e volentieri si tace su valori che sono importanti, su valori che ispirano anche la morale e, consentitemi, anche il moralismo. Livatino ci ha lasciato tante piccole testimonianze che sono, come dire, appartengono a, ormai al, a tutta la popolazione, però ci ha lasciato due relazioni che vi invito a leggere. Una è Fede e diritto, già dal titolo si capisce a che cosa si riferisce, e l'altro è Il ruolo del giudice nella società che cambia. Lì Rosario Livatino veramente tratteggia quale deve essere la figura del giudice oggi, ma anche nel, nel futuro. L'associazione Amici del Giudice Livatino, che da tempo si occupa della figura di Rosario Livatino, vorrebbe che queste relazioni divenissero patrimonio di tutti. Noi abbiamo più volte chiesto alle autorità, alle istituzioni, al CSM, ma anche all'Associazione Magistrati, di ristampare questa, soprattutto questa relazione, il ruolo del giudice nella società che cambia, e di farne regalo a tutti i magistrati, perché sono convinto che leggendo questa relazione finalmente riuscirebbero ad avere un indirizzo davvero importante sulla, sul ruolo del giudice, che non deve solo essere ma anche apparire equidistante, deve ispirare la fiducia di tutti. Io vi ringrazio ancora, ringrazio le autorità presenti, ringrazio l'organizzazione, e soprattutto ricordate che a Canicattì noi siamo sempre ben felici di collaborare con voi, di accogliervi, perché Rosario Livatino ancora a distanza di 30 anni parla a tutti noi, ed è giusto davvero che gli prestiamo la giusta e la doverosa attenzione, che è anche un una forma di gratitudine. Grazie ancora e buon lavoro. Ringraziamo il dottor Gallo per la sua sintetica ma pregnante relazione, e concludiamo con l'intervento di Ilaria Orsillo, rappresentante in carica degli studenti del liceo, per la presentazione appunto del progetto per la realizzazione dell'annuario, lo stato dell'arte della... Ilaria? Scusa un attimo, subito dopo passeremo a un altro aspetto festoso e formale, una consegna, una pergamena ricordo per i primi alunni e anche per gli ex dirigenti che sono passati qui e hanno prestato la loro opera dando lustro alla nostra comunità. Buongiorno a tutti. Con emozione, oggi condividiamo con voi lo stato del lavoro che stiamo svolgendo per elaborare l'annuario dei diplomati del Liceo Classico di San Marco dei Cavoti. L'idea è partita sul finire del 2019, alla vigilia del 60° anno scolastico, e abbiamo avviato il percorso con una reunion di ex studenti tenutasi all'interno della Notte Nazionale del Liceo Classico il 17 gennaio 2020 e la realizzazione di una pagina social dedicata. Purtroppo la pandemia, tra le altre cose, ha sospeso anche il nostro progetto per quasi 2 anni, ma il nostro proposito non è cambiato.
Quindi, appena finalmente siamo tornati a scuola in presenza, anche se con un po' di ritardo, abbiamo ripreso il lavoro. Crediamo che mettere per iscritto la storia del nostro liceo possa essere motivo di grande orgoglio non solo per gli ex studenti e gli studenti attuali, ma per tutta la comunità a cui il liceo appartiene. E in questo momento più che mai, questa bella storia possa rappresentare un valido pilastro per costruire con ottimismo il futuro. Per la realizzazione di questo lavoro, prima di tutto dobbiamo dire grazie al prof. Giuseppe Petroccia, docente di lettere, latino e greco nel nostro liceo per 33 anni e poi dirigente scolastico, che con le sue preziose informazioni, i suggerimenti e i consigli ci ha aiutato a muovere i primi passi nella ricerca d'archivio e ci ha incoraggiato a non demordere quando sembrava che fosse impossibile realizzare il nostro annuario. Poi, eccezionale è stato il contributo della dirigente professoressa Maria Cirocco, del DSGA dottor Ottavio Sgambato e del signore Antonio Paletti, che ci hanno messi nella condizione di poter consultare i registri dei diplomati conservati presso la segreteria della nostra scuola, e il DSGA del liceo classico Giannone, dottoressa Dolores Pedoto, che insieme alla dirigente, professoressa Teresa De Vito, ci ha permesso di ricostruire la lista mancante dei diplomati dei primi quattro anni, 1965-1968. Ad oggi siamo riusciti a ricostruire e trascrivere la lista di tutti 1147 diplomati presso il liceo classico di San Marco dei Cavoti nei suoi 60 anni di storia. A breve sarà pubblicato in formato digitale il primo step del lavoro realizzato. Nei prossimi mesi lavoreremo all'animazione di questa prima parte, raccoglieremo foto, articoli, aneddoti che appunto rivitalizzeranno i ricordi e la storia del nostro amato liceo. Sarà un lavoro aperto a cui saranno ancora tante le pagine da aggiungere e gli elenchi dei futuri studenti da scrivere. L'idea è quella di darci appuntamento in estate, in un luogo aperto, senza le limitazioni imposte dalla pandemia, per una grande reunion di tutti gli studenti del liceo classico Livatino di San Marco, per sfogliare insieme l'annuario e passare il testimone alle generazioni future. Prima di congedarmi voglio dire a parte grazie alla preside Anna Colarusso per aver condiviso con noi il progetto di questo evento e averne supportato la realizzazione. Grazie a tutti. Allora, io... Mi sentite? Non sono abituata, scusatemi, non avevo neanche capito che dovevo parlare con questo microfono prima. Allora, volevo ringraziare tutti i relatori che hanno fatto veramente degli interventi di spessore. Un ringraziamento va agli ex docenti e volevo concludere ringraziando il commissario del Comune di San Marco dei Cavoti, il dottore La Montagna, per la disponibilità che ci ha dato in questo periodo che lui è qua, così come, perché sapete che le scuole superiori dipendono dalla provincia, però il Comune di San Marco dei Cavoti è stato sempre disponibile verso la scuola. Quindi colgo l'occasione per ringraziarli non solo per la presenza, ma anche per quanto hanno fatto durante i loro mandati, il dottore Cocca, Roberto, con cui io mi sono interfacciata negli anni passati, e la dottoressa Tremonte e Franco Cocca, che ha iniziato, ha intrapreso l'iter per la sede, per la costruzione, la ristrutturazione della sede in cui il liceo insieme all'ITE ha l'onore di essere dal 1 settembre del 2021. Quindi io vi ringrazio per la disponibilità che le amministrazioni hanno sempre dato alla scuola, anche se non avrebbero dovuto, insomma. Ora volevo chiamare, anzi richiama la dottoressa, la preside, anzi, perché quando uno è preside anche quando va in pensione. A me piace più preside che non dirigente scolastico. La preside Colarusso che chiama, così consegniamo. Allora, non è un appello, è solo un modo per farvi venire tra noi. Per me sono anche vecchi amici, perché come dicevo io ero al ginnasio quando loro hanno finito gli studi. Allora, Carla Albertini, la prima donna ad essere nel liceo di San Marco. Purtroppo devo dire non è presente Domenico Cocca, ma abbiamo il fratello e la consorte, è uno di quelli che è scomparso recentemente, a cui abbiamo rivolto il nostro pensiero all'inizio della giornata.
Michele Cocca, Pasquale Cocca, Domenico Martini, è il nostro fuorisede. Dottore Martini veniva da San Bartolomeo in Galdo, come tanti altri ragazzi, e per noi era una festa quando arrivavano da Foiano, da Basilice, qualcuno addirittura permaneva qui per comodità. Il collega Petroccia, già citato, il professore Pomarico, professore Valente, che è uno degli esempi di liceo classico prestato alle scienze, professore di matematica e fisica, a lungo anche nel nostro liceo. Il dottor Deodoro Valente, che viene da Roma, è un'altra delle nostre realizzazioni, giudice, dico bene, dottore Valente, giudice della Corte dei Conti, ecco. Sì, il dottor Giuseppe Zurlo, conosciuto da molti, anche lui prestato ad altre discipline, dottore in veterinaria. E per ultima, ma solo per questione di tempo, l'ultima ragazza che ha conseguito la maturità lo scorso anno, ultima perché in ordine alfabetico ha il cognome con la lettera Z, Sabrina Zuppa. Facciamo una foto. Allora, i colleghi presenti, Felicia Crisci, Teresa Marchese, Antonio Mazzone, il nostro storico preside Russo, Bonaguro Maria. E tra gli ultimi più conosciuti anche dei più giovani, Maria Bonaguro, Ian Zito, Maria Gaetana, Volaro Anna, allora siamo ancora Agnese Colarusso in rappresentanza del direttore amministrativo Antonio Perrotta e la famiglia Garofalo in ricordo del professore Raffaele. Sono andati via? Vabbè.
Grazie. Allora, concludiamo con un ulteriore saluto agli amici che sono stati in al dottor Gallo, che spero avremo modo di vedere se ci sarà questo famoso raduno durante l'estate, se la pandemia ce lo consentirà, di averla personalmente e in modo tale da chiudere questo bel discorso che oggi è stato fondamentale. Con la dottoressa Celentano sarà un po' più facile rivederci, perché lei quando può scappa da noi. Vi ringrazio ancora. Sì. Allora, c'è anche una piccola targa, diciamo così, di Amena per i nostri relatori. Non lo so. Un'ultima cosa, c'è un registro all'ingresso, chi vuole lasciare un saluto, un commento può farlo. Grazie.